Fabrizio, maschi contro femmine, femmine contro maschi, alla fine chi è che vince? Alla fine ahimè vincono le femmine, questo è terribile per me maschietto dover ammettere che se uno fa un consuntivo dei due film è inevitabile capire che le femmine sono superiori. Perché? Perché sono più intelligenti, non vorrei ammetterlo, ma i maschi sono molto più basici, molto più facili da prendere in giro, le femmine sono più scaltre, più furbe. Te l'ho detto qual è il prossimo film? Roberto contro Bigherati, faccio proprio questa cosa, è un film, chiaramente è un film minore rispetto a quelli che ho fatto finora, con una cerchia molto ristretta, e poi faccio anche Bigherati contro Roberto che funziona. Ma non è Sex 3D? Sì, Sex 3D è un film che faccio per hobby, insomma, l'anno prossimo il film principale sul quale punto è Roberto contro Bigherati, insomma, tutti i Roberto d'Italia verrebbero a vederlo, insomma, e tutti i Bigherati, qui non è male, eh. Senti, a proposito di qualcuno contro qualcun altro, c'è una costante che lega i due film, oltre a questa battaglia tra i sessi, che è la pallavolo, cioè prima erano delle partite di pallavolo, in questo film invece è una partita di beach volley, come mai ti piace così tanto la pallavolo, oppure, cioè, come mai hai scelto proprio questo come sport competitivo? Ci sono molte citazioni tra il primo e il secondo film, una volta che avevo scelto per il primo la pallavolo era inevitabile citarla in qualche modo, variandola con un beach volley. In questa partita molto divertente che c'è tra Francesca Piccinini e Giorgia Wurt, pallavoliste, la prima campionessa mondiale, la seconda invece protagonista del primo film nei panni di una pallavolista molto brava, contro Figaro e Piconi in una partita disastrosa, i maschi perdono miseramente, e no, mi diverte sempre mettere scene sportive, quindi l'avrei fatto comunque. Cioè, nei miei film precedenti ho messo il bowling, ho messo il calcio, ho messo di tutto, insomma, pur di mettere una scena sportiva perché mi diverte girarle. Perché poi stavamo lì con la truppa a giocare a pallavolo, insomma, questa è la verità. Senti, all'interno del film Figaro e Piccone fanno parte di una cover band dei Beatles. Come mai proprio i Beatles? Beh, se devi scegliere una band, devi scegliere i Beatles. Io sono pazzo delle canzoni dei Beatles. C'è tutto un movimento intorno alle cover band dei Beatles. Peraltro, casualmente, il catalogo dei Beatles è andato in vendita su iTunes proprio in questi giorni. C'è proprio un ritorno di fiamma dei Beatles. E io conoscevo una band romana che si chiama Apple Pies, che è molto, molto brava nelle cover dei Beatles, e in qualche modo l'ho clonata, ci ho messo Figaro e Piccone all'interno sostituendo due degli elementi della formazione originale e ci siamo divertiti molto. Figaro e Piccone peraltro non sanno suonare, non sanno cantare, quindi erano molto messi alla prova in questo. Senti, c'è un esordiente d'eccezione che è Vilma De Angelis, che ha quasi 80 anni, esordisce nel film. Ci racconti come è nato il coinvolgimento, come hai pensato a lei e come è andato il vostro primo incontro? Beh, Vilma De Angelis è un personaggio che a me fa simpatia immediata. E in questo caso questa nonna un po' furbetta che c'è nel film mi serviva che fosse immediatamente empatica col pubblico. E Vilma ha questa caratteristica, la guardi, la ami, non solo per il suo passato ma anche per la sua faccia, per la sua espressività. E è nato un innamoramento artistico con Vilma, e lei nel film, dopo aver fatto esordire Vaporidis piuttosto che altri, faccio esordire un ottantenne. È vero che lei non ci credeva, pensava fosse uno scherzo? Lei la prima volta pensava che fosse scherzi a parte, quando è venuta poi a incontrarmi a Roma dopo il nostro primo incontro a Milano e gli abbiamo pagato il viaggio eccetera, ha cominciato a sospettare, perché dice: ma quanto ci spende scherzi a parte per fare uno scherzo a una vecchia? Cioè, questo diceva lei. Dopodiché quando è venuta sul set il primo giorno ha cominciato a vedere che c'era Bisio, c'era Brilli, ha cominciato a capire che questo scherzo diventava costoso e che quindi forse era tutto vero. Fino a ieri mi ha detto: svegliami, forse è un sogno.